Una volta si chiamava 360 by o 360 by, se vogliamo dirlo in italiano. Oggi si chiama Jingdong, o meglio conosciuta come JD.com, una delle aziende cinesi più in crescita in questo momento. Io ci ho anche chiuso recentemente una posizione di un trading settimanale, ma sinceramente, anche come titolo per un portafoglio più a lungo termine, è una cosa molto ma molto interessante. Tra l'altro non l'ho mai presa in considerazione e non ho mai preso in considerazione delle aziende orientali, ma secondo me ho sbagliato e di parecchio a fare questo, perché è un mercato molto ma molto interessante. Ciao, io sono Pasquale, questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto del mio percorso in cui imparo a risparmiare e ad investire per ottenere un giorno più tempo da passare assieme alla mia famiglia, libero dal lavoro. Prima di iniziare è ovvio ricordare che questo video si basa sulle mie analisi personali, su investimenti che potrei andare a fare nel futuro io. Questo video non è un consiglio ad investire perché io non sono un consulente finanziario, ma mi potresti definire come un hobbit della contea di Kilkenny, perché sono italiano ma vivo in Irlanda. Se hai intenzione di investire in qualcosa, studia per conto tuo, oppure, meglio ancora, se sei totalmente inesperto, rivolgiti a un consulente finanziario indipendente. JD è una società pechinese, cioè non è il cane, è una società della Cina. Ed è una dei due giganti cinesi che fanno il cosiddetto business to customer o business to consumer, assieme a Tmall, una controllata della famosissima Alibaba. Fondata nel 1998, ma online dal 2004, nel 2019 ha dichiarato un fatturato di quasi 83 miliardi di dollari, come si può vedere qui. E 220.000 dipendenti sono al momento impiegati in questa società, praticamente una città. Tra l'altro, Tencent, un altro gigante orientale, detiene il 20% di JD.com. È una società orientata molto, ma molto alla tecnologia. Ha investito tantissimi soldi nell'intelligenza artificiale e infatti da tempo oramai consegna attraverso dei droni, di cui tra l'altro ha la più grande dotazione al mondo, nonché della infrastruttura della loro gestione. Addirittura ha cominciato a costruire aeroporti per i suoi droni ed inoltre ha un servizio di consegna fatto via camion, ma fatto con mezzi automatici, cioè senza autista. Anni luce avanti. Il fondatore è Liu Guangdong, che possiede circa il 16% delle quote, il 15,9%, poi il 20%, come ho detto prima, sono di Tencent e infine anche l'americana Walmart ne possiede il 12%. Ovviamente il resto delle quote si trova sul mercato azionario. Cosa fantastica è che, come si vede dall'immagine, più del 90% degli ordini viene fatto attraverso i servizi mobile, per cui attraverso i telefonini, i cellulari. Hanno inoltre 730 magazzini di distribuzione sparsi in giro ed inoltre ho 387 milioni di clienti attivi, cioè veramente fanno dei numeri pazzeschi. Cifre veramente, veramente interessanti. Bene, adesso andiamo a guardare sul sito Yahoo Finance. Andiamo un attimo a guardare poi su Simply Wall Street. Su Yahoo Finance andiamo a vedere il fatturato e poi anche gli utili e infine poi su Simply Wall Street andiamo a fare un'analisi un po' più complicata e complessa. Allora, andiamo su Yahoo Finance e come possiamo vedere dal 2016 il fatturato è aumentato in maniera esponenziale, numeri da brividi. Ora, io prima ho detto 83 miliardi di dollari, ma ovviamente li dicevo in dollari. Mentre queste cifre sono in yuan cinesi o anche renminbi cinesi, come vuoi chiamarlo, che praticamente è la valuta cinese, per cui le cifre sono molto più alte. Ma questo numero corrisponde agli 83 miliardi di dollari che dicevo prima. Questo è il fatturato totale. Poi, se andiamo a vedere anche il profitto, il lordo, anche questo è in un aumento esponenziale e fa paura anche in questo caso. Sono dei numeri veramente eccezionali, che non tutte le aziende riescono a fare. Dal 2016 al 2019 si può vedere che è un'azienda in forte crescita e si denota il fatto che tutto quanto quello che fa l'azienda provoca un aumento di revenue e un aumento, per cui di fatturato, e un aumento di profitto. Adesso andiamo su Simply Wall Street e andiamo a dare un'occhiata un pochino più nei dettagli. Però prima di continuare, come sempre, volevo ricordarti che di certo non sarai il nuovo degli imperatori romani, ma sicuramente varrai più della media della popolazione mondiale se mi facessi la cortesia di iscriverti a questo canale, di cliccare la campanella delle notifiche, lasciare un bel mi piace e condividere il video con le persone a cui pensi possa essere utile. Oltre al fatto che in qualunque momento della tua giornata, anche a mezzanotte se non dormi, puoi andarmi a sostenermi su Patreon. Bene, andiamo su Simply Wall Street.
Andiamo un attimino a controllare prima di tutto lo Snowflake Analysis, e come vediamo è un'azienda che ha un ottimo passato, è in una forte situazione finanziaria, buona salute, e si presume che abbia un'ottima crescita futura. Andiamo prima a vedere il prezzo dell'azienda, e a differenza di altre aziende che ho mostrato di recente, anche se in questo ultimo anno l'azienda ha avuto una crescita da far paura, praticamente dal 2016 a oggi, si può vedere che inizialmente invece, soprattutto dal 2014 quando questo grafico è stato creato, è stato un po' altalenante, per poi però andarsi a riprendere in questa stupenda salita fino a valere oggi $46 ad azione. Andiamo a vedere infatti la performance dell'azienda, che negli ultimi 7 giorni ha dato un 8.7%, mentre l'US Retail Online l'1.6%, ma in un anno quasi il 74%, 73.5%, mentre il mercato di riferimento con online solo il 24%, per cui, come dicevo prima, numeri da paura. Per quanto riguarda la volatilità, è leggermente al di sotto del mercato, della media di mercato, comunque si può considerare un titolo abbastanza volatile. Inoltre, se andiamo a vedere l'arco di 5 anni, e per cui prendiamo anche in considerazione gli eventi pandemici e anche il calo che si è avuto nel 2018, il rendimento è stato di un ottimo quasi 46%, per cui si tratta di un rendimento effettivamente eccezionale. Se si fosse guardato solo questo anno, siamo al 63.5%, come dicevo prima. Andiamo a vedere invece la valutazione del titolo, che secondo gli analisti di Simply Wall Street è leggermente sottovalutato, diciamo che sul suo fair price, e per cui si potrebbe aspettare un leggero calo in futuro, magari per andare a fare un ingresso, oppure, considerato che comunque, anche essendo nel fair value, è un titolo che si potrebbe prestare molto a dei trading infrasettimanali o mensili o anche intraday, se si trova la giornata giusta, se non si hanno dei programmi a lungo termine, comunque è un ottimo titolo anche in cui si possa investire, anche se secondo me un titolo che ha questa crescita, che andiamo a vedere adesso, vale la pena comunque anche entrarci a questo prezzo. Infatti, se andiamo a vedere la futura crescita, ci si aspetta una crescita annuale degli earning del 36.5% anno, che sono dei numeri pazzeschi, sono dei numeri eccezionali, per cui anche perdersi quei 2 o 3 euro, 4 euro in più o in meno sul prezzo, secondo me la differenza è poca, e in quel caso si dimostrerebbe essere cosiddetti attaccati troppo al denaro. Comunque, andiamo adesso a guardare la situazione finanziaria, dicevo prima Financial Health, vediamo come va. E come possiamo vedere, gli asset diciamo a breve termine coprono molto bene le liabilities a breve termine, mentre gli asset a lungo termine devastano, se così si può dire, i debiti a lungo termine. E infatti, se andiamo a vedere diciamo il grafico qui, possiamo vedere che la parte di debito è molto sostenibile, nel senso l'azienda è messa molto bene dal punto di vista della sua situazione finanziaria, e non ci vedo dei problemi a breve termine per quanto riguarda JD.com. L'azienda non distribuisce dei dividendi, e questo è uno dei motivi molto probabilmente per questa crescita molto eccezionale, molto marcata, proprio perché tutto quello che viene guadagnato dall'azienda viene reinvestito nell'azienda stessa per provocarne la crescita esponenziale. Per cui a questo punto non ha neanche senso guardare qual è la media e il massimo o il minimo del dividendo per quanto riguarda questa sfera di mercato del business online. Andiamo a guardare il management, e qui le informazioni sono un po' vaghe, perché non sono andato anche su yahoo.com, non sono riuscito a trovare delle informazioni molto precise per quanto riguarda il management di JD.com. Sappiamo chi è Yandong Liu, che è il fondatore. Qui si trovano alcune informazioni riguardo alla sua la sua formazione e anche la sua creazione di JD.com, ma non si va molto oltre questo, e non ci sono neanche menzioni di fatto riguardo i vari stipendi che i vari managers possono guadagnare. Qui ci sono solo delle informazioni molto generiche. Questa è una cosa che non mi piace, perché il management è importante, così come lo è l'azienda di per sé. Anzi, il management è quello che poi, se fa un buon lavoro, porta l'azienda a crescere in maniera esponenziale.
Il management tenure è meno di un anno, 9 mesi, per cui si tratta di un management prevalentemente giovane e mi aspetto appunto che, essendo giovane, abbiano una mentalità un po' più orientata verso l'investimento, la crescita e verso diciamo, il fatto che questa azienda possa essere portata a crescere ancora di più nel futuro. Appunto si parlava del 36,5%, anzi se andiamo di nuovo alla Future Growth, prima ho dimenticato di farlo, ma adesso andiamo a vedere l'Analyst Future Growth Forecast e come possiamo vedere l'azienda è prevista crescere, come dicevo prima, del 36,5% sugli earning, più dell'industria di riferimento e più del mercato in generale. Mentre per la revenue, diciamo che dovrebbe essere più o meno in linea con l'industria di riferimento, 3 punti percentuali in meno, effettivamente è un qualcosa in meno, ma comunque più del mercato, per cui la crescita aziendale è alta. Ritornando a management, scusami se faccio questo up and down, il board member ha un'età media di 55 anni e sta da almeno 6 anni di media, per cui questa crescita è, secondo me, da dare con molta probabilità al management che si è comportato bene, che ha investito bene e che ha fatto un ottimo lavoro. Se andiamo a vedere invece l'ownership breakdown, possiamo vedere che, come dicevo anche all'inizio, Tencent è quella che ha il 20% dell'azienda, poi c'è Liu Kangdong col 15,9%, 16% e poi Walmart con 12%. A seguire vengono anche altre aziende e i vari fondi di investimento come BlackRock e Vanguard. Per cui possiamo dire che la diluizione della proprietà delle quote presenti nel mercato è abbastanza variegata e non c'è un qualcuno che potrebbe dominare la proprietà di questa azienda. Bene, fammi sapere cosa ne pensi dell'azienda GGT.com, se l'hai già in portafoglio, se l'hai già in watchlist o se non la conoscevi proprio. Lasciami un commento qui sotto e fammi sapere la tua opinione in merito. Ovviamente se il video per analisi ti è piaciuto, ti stringi il pollice in su, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche. E per quanto mi riguarda, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!